Gianluca, chi è Pitagora? Pitagora è l'uomo moderno, Pitagora è il pensiero, Pitagora è l'evoluzione stessa dell'Occidente e Pitagora è un nostro concittadino. Allora, io vorrei sfatare un po' qualche tabù su Pitagora. Pitagora siamo andati a prenderlo noi, Pitagora lo abbiamo cacciato, Pitagora quando è arrivato a Crotone ha fatto tanto, ma noi non conosciamo tutto quello che ha fatto e soprattutto quella premonizione a cui potremmo fare riferimento. Sicuramente è un nostro concittadino acquisito. E il passaggio che dice noi non ce lo siamo andati a prendere è illuminante, anche perché Pitagora sceglie la sua meta e sceglie Croton perché è affascinato da tutto ciò che rappresenta Croton in quel momento storico. Stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo, a Crotone c'è già una scuola medica, c'è già una scuola atletica, quindi lui sceglie la nostra città perché è attratto dal fermento. Crotone, noi dovremmo cominciare a usare i termini adatti, non è la città di Pitagora, è la città che affascinò Pitagora. Infatti abbiamo dato il titolo a questo primo incontro e appositamente Pitagora la scelse fra tutte, credo dica tutto. Possiamo svelare un segreto, che tu già stai scrivendo un nuovo libro dedicato proprio alla figura di Pitagora? Sì, sicuramente sì, facciamo questo piccolo spoiler, stiamo per terminare un nuovo lavoro che avrà come protagonista anche Pitagora. In tutto questo, Crotone, città della cultura, nell'antica Magna Grecia Pitagora, ma non solo Pitagora, Alcmeone, insomma altre figure importanti, ma in tutto questo tu favorevole a Failo e contro Pitagora? No, mai, mai. Si scherza, qualcuno spesso mi fa questo tipo di battuta, l'anti-Pitagora. In realtà Pitagora, non è impossibile non amare Pitagora, è impossibile non amarlo, ma bisogna amarlo nella maniera giusta. Noi non vogliamo essere presuntuosi, ma siamo l'unica città al mondo che può considerare Pitagora, può considerarlo come un ex sindaco. E dobbiamo metterci in testa che Pitagora è di tutti, ma Croton è il pitagorismo. Questo senza alcun dubbio, e quindi noi dobbiamo avere la presunzione non di parlare di Pitagora, ma riuscire a farlo parlare, che è un leggermente diverso. Mi piace quello che stai dicendo, riuscire a far parlare, cambiare un po' quella che è l'idea comune su Pitagora. È un personaggio importante che quando è arrivato è stato accolto proprio perché si conosceva la storia di Pitagora e dobbiamo dire soprattutto un personaggio con grande umiltà. Sicuramente è un personaggio arriva sulle nostre spiagge e lo conoscevano, la sua fama lo precedeva, ma è ovvio che Pitagora si presenta con grande umiltà alla popolazione di Croton, proprio perché Croton è una città che funziona in tutti i suoi dettagli, ha ogni cosa al suo posto, è schematica, è ortodossa, quindi necessariamente Pitagora le prime cose che ha fatto è creare empatia col popolo crotoniate, inserirsi in una struttura sociale che era già ben definita e già ben delineata. Se io ti dico l'uno, che cosa mi rispondi? Io rispondo 2, 3, 4, 7, 10, 12, il cosmo. Rispondo, per ora rispondo il cosmo.